Quali sono quindi i frullatori da utilizzare per le glasse? Frullatore a ombrello chiuso, il peggiore. Questi sono i più economici e vanno bene per la cucina. Lo vedete perché la lama è dritta, in più ha l'ombrello chiuso, ombrello o campana si chiama. Chiuso, quindi l'aria entra, fa le bolle, tutta la glassa piena di bolle. Questi sono i peggiori da non utilizzare. Poi ci sono questi. Questo ha, diciamo, vedete le lame innanzitutto più piccoline, quella ricurva, e l'ombrello è più aperto, vedete, ha qualche spazio chiuso. Questa per le glasse a specchio non è l'ideale, però in generale in pasticceria non sono male, qualche bollicina la fanno, ok? Però è sicuramente meglio di questo, cioè guardate che differenza, chiuso, campana chiusa, ombrello chiuso, aperto. Ma il migliore in assoluto, se volete fare glasse a specchio, ganache, creme senza bolle, o perlomeno qualcuna viene sempre, però le riducete tanto, i Bamix, questi. I Bamix hanno le lame completamente, allora innanzitutto ha le lame più piccole, una in giù, una ricurva all'interno, e poi sono aperti, vedete? Guardate che differenza tra questo e questo. Questo è completamente chiuso, fa le bolle, questo no. Questi sono i migliori infatti per le glasse, soprattutto glasse a specchio, glasse lucide, ma anche per ganache, per cremosi, tutto quello che va frullato dove non volete aria. Ok, quindi dove non volete aria, questo è l'ideale. L'importante è che quando si va sul fondo, ok, innanzitutto bisogna andare entrare un po' laterali, poi si va sul fondo e si sta sul fondo. Si può dare anche un po' su e giù, ma mai uscire dal liquido, perché se voi uscite, cosa fate? Ogni volta che rientrate, incorporate aria e poi la spargete in giro. Quindi si sta sul fondo e si glassa. Un movimento interno ci può essere, ma mai uscire. L'ideale sarebbe un po' laterale, sempre sul fondo e frullare. Questo è proprio il concetto di base quando si fanno glasse o prodotti completamente perfetti, soprattutto sia glasse metodo ganache che extra lucide, quello che volete, ma il concetto è questo. Questo non utilizzatelo. Questo, se ce l'avete, non è male, ovviamente qualche bollicina la fa. Questo è l'ideale, Bamix.